Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica con l'incontro di questa mattina all'Aquila fra il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il ministro per il Sud della coesione territoriale Mara Carfagna. Nel corso del colloquio sono stati affrontati diversi temi e si è convenuto di avviare un percorso condiviso e di collaborazione sul piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre alla necessità di presentare progetti concreti per lo sviluppo del Mezzogiorno. Si è discusso anche della nomina del commissario per le ZES. Sentiamo la dichiarazione al termine del colloquio del Presidente della Regione. È stato un incontro molto costruttivo e importante. La ministra Carfagna si è impegnata personalmente a procedere speditamente con la nomina del commissario per la ZES e dare finalmente uno strumento indispensabile allo sviluppo, alla crescita del territorio. Abbiamo condiviso la necessità di riequilibrare i fondi del Piano Nazionale di Riforma e Resilienza, cioè il Recovery Fund, a favore delle regioni del Sud nell'ottica della coesione territoriale, quindi grande attenzione al recupero del divario di infrastrutture e di strumenti che oggi le regioni del Sud soffrono ormai storicamente da molto tempo e per il quale il Recovery Fund deve essere un'occasione d'oro, un'occasione preziosa per colmare questo divario e rimettere l'Italia e tutti gli italiani nelle stesse condizioni. Abbiamo affrontato anche un altro tema importante, che è quello del contratto istituzionale di sviluppo per il turismo montano, che era rimasta una scatola vuota, siglato dalle precedenti amministrazioni, ma mai visto riunire un tavolo istituzionale, né nessuno ha messo fondi veri per poter far partire i progetti. Da parte del Ministro mi è stata data assicurazione di una veloce e prossima convocazione di questo tavolo per riempire di contenuti questa scatola e ampliarla anche al turismo più in generale, che riguarda tutta la regione e non soltanto il turismo montano, un settore del turismo montano come era stato previsto precedentemente. E proseguiamo con una notizia che riguarda i vaccini. Primo incontro a Pescara fra l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verie e le organizzazioni dei medici di medicina generale FIEMG, SNAMI, SMI e Intesa Sindacale. Al centro della discussione il coinvolgimento di queste sigle nella campagna vaccinale. È stata discussa infatti la bozza di accordo predisposta dalla regione, che dovrà essere poi approvata dai sindacati e recepita dalle ASL, ma su alcuni punti fermi l'intesa sembra essere stata già raggiunta, comunica l'assessore alla sanità. I medici, ad esempio, si dovrebbero occupare di censire tra i propri assistiti coloro che dovranno essere avviati in via prioritaria alla vaccinazione in conseguenza di un quadro clinico particolarmente delicato. Andranno poi verificate le caratteristiche degli studi medici, che dovranno essere adeguati, con spazi separati per le somministrazioni e le successive attese dei pazienti. Il medico di medicina generale però potrà anche operare in strutture messe a disposizione da altri soggetti, come i comuni, utilizzando il proprio personale infermieristico di studio. In queste sedi, identificate come punti di vaccinazione territoriale, l'organizzazione dell'attività vaccinale sarà di competenza dell'ASL. I medici, spiega l'assessore, hanno mostrato grande disponibilità e apertura alle nostre proposte. A breve definiremo, continua la Verì, gli ultimi aspetti e sigleremo l'intesa in tempi strettissimi a beneficio dell'intera comunità. E sempre in tema di vaccinazioni, il Paladin Martin di Montesilvano ospiterà la somministrazione dei vaccini per il personale scolastico della provincia di Pescara a partire dal prossimo venerdì. La proposta è arrivata dall'ASL di Pescara al sindaco Ottavio De Martinis, che ha accolto l'iniziativa favorevolmente, mettendo subito a disposizione lo stesso gruppo che sta effettuando l'immunità per gli over 80. Siamo pronti per questo servizio, dice il sindaco di Montesilvano De Martinis. La vaccinazione per questa categoria è importante ai fini della ripresa delle normali attività scolastiche. Domani ultimeremo le vaccinazioni della prima lista dei nomi fornita dall'ASL, continua il primo cittadino. Poi
venerdì si partirà con il personale delle scuole e stiamo pensando anche di allungare la fascia oraria di somministrazione. Nelle prossime ore ci sarà un incontro con l'ASL per definire tutti i dettagli. E proseguiamo spostandoci a Teramo. Entro l'anno partiranno i lavori di riqualificazione del Teatro Romano. La Regione ha finalmente autorizzato l'abbattimento di Palazzo Adamoli, ultimo ostacolo al recupero del bene archeologico più importante dell'intera Regione Abruzzo, si può dire soprattutto della città di Teramo, un intervento atteso da più di 30 anni. Sentiamo il servizio di Tania Bondici Castelli. Superato l'ultimo ostacolo che rallentava le procedure tecniche alla realizzazione del progetto di riqualificazione del Teatro Romano di Teramo, la Regione Abruzzo ha finalmente autorizzato l'abbattimento della particella di propria pertinenza del Palazzo Adamoli. Questo consentirà di entrare nella fase conclusiva del progetto definitivo e quindi procedere all'indizione della gara del primo stralcio dei lavori. Siamo sempre legati a ciò che ci dice il contratto degli appalti e di conseguenza una volta ricevuto il progetto, le osservazioni, le controdeduzioni effettuate dall'architetto Bellomo, sapremo comunicare quelle che sono il cronoprogramma certo e definitivo per la prima messa in opera, quindi il primo cantiere, in modo tale che tutti quanti i cittadini possano avere contezza di quello che si sta lavorando, perché io mi rendo conto che il cittadino, finché non ha contezza e quindi non vede il fermento, pensa che ci possa essere uno stallo. In realtà non è così, perché c'è tutta una parte amministrativa e burocratica che non viene messa a conoscenza del cittadino, ma che comunque è fondamentale e propedeutica. Noi speriamo di andare a gara entro quest'anno, quindi il tempo c'è, ovviamente anche il Covid purtroppo ha ritardato un cronoprogramma interno nostro che avevamo, ma sicuramente sono fiduciosa, entro il 2021 incominceremo a vedere qualcosa. La riqualificazione del Teatro Romano di Teramo, attesa da oltre 30 anni, permetterà al Comune di sistemare anche l'area circostante, oggi fortemente degradata. Una notizia di cronaca con un incidente stradale questa notte dopo le 24 che ha coinvolto a Pescara un'ambulanza della Croce Rossa che per cause in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro un muretto in cemento ai lati della carreggiata su via del circuito non lontano dal ponte Capacchietti. Sul mezzo c'erano 4 operatori della Croce Rossa che sono rimasti feriti, uno in modo più serio con un problema alla testa, un infermiere 57enne è stato poi ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia del Santo Spirito. Gli altri feriti hanno riportato prognosi meno importanti. Un 47enne infermiere è stato giudicato guaribile in 30 giorni per le fratture, altri 2 operatori della Croce Rossa, una donna di 43 anni e un 51enne, sono stati refertati con prognosi dagli 8 ai 10 giorni. Sul posto per i soccorsi sono arrivati i sanitari del 118, della Misericordia, poi i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. Ad intervenire perché di passaggio subito dopo l'incidente sono state 2 guardie giurate della società Sicuritalia Aquila. Non sembra, almeno dai primi accertamenti, che ci siano altre problematiche. Le indagini sono state affidate alla Polizia Stradale di Pescara. E noi andiamo avanti spostandoci a San Salvo. I 2 grandi capannoni dell'autoporto sono stati demoliti per far posto al centro Amazon che sarà costruito dalla Engineering 2K che ha acquistato l'intero sito e i terreni limitrofi per una superficie complessiva di 256.000 metri quadri. Il sito nei mesi scorsi era stato venduto dall'ARAP per 3,7 milioni di euro. Alla città di San Salvo la società ha riconosciuto 2,4 milioni a titolo di compensazione ambientale che, spiega il sindaco Tiziana Magnacca, saranno utilizzati per opere pubbliche nella Marina di San Salvo. Vediamo. Abbiamo rispettato la tabella di marcia, abbiamo rilasciato come sportello unico delle attività produttive dell'Associazione Trigno Sinello il provvedimento finale autorizzativo a seguito anche del provvedimento positivo
dell'ufficio urbanistica del comune di San Salvo, quindi si è completato un iter amministrativo importante per iniziare ad immaginare la San Salvo del futuro, che parte proprio probabilmente da questo grande segno di speranza che sono questi posti di lavoro e l'economia che attorno a questo stabilimento ci sarà. L'altra buona notizia è sicuramente quella che la società, e riguardo soprattutto la mia città, riguardo i sansalvesi, è che la società, oltre a pagare gli oneri dovuti, ha riconosciuto alla nostra città, in seguito di un lavoro di mediazione, se vogliamo anche di collaborazione, di cooperazione, tenendo sempre presente la stella polare della mia città e del bene dei sansalvesi, ha riconosciuto a San Salvo una liberalità, un compenso, come dire, ambientale per questo investimento. Si tratta di denaro che va oltre il dovuto, sono gli oneri di urbanizzazione che sono stati regolarmente versati. Sentivamo però che la società doveva lasciare su questo territorio un'impronta più evidente e doveva essere evidente in un'opera pubblica, che è appunto quella che cercheremo, inizieremo a realizzare a San Salvo Marina. È un modo perché si comprendesse che San Salvo avrà sicuramente grandi benefici, avrà anche qualche piccola sofferenza, ma questa sofferenza sarà compensata da questo importo. La Camera di Commercio Chieti Pescara guarda al futuro, al dopo pandemia, e illustra le iniziative previste in questo anno per cercare di sostenere le imprese in un momento chiaramente molto molto complicato. A disposizione circa 4 milioni di euro. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. La Camera di Commercio Chieti Pescara mette al centro del suo impegno per il 2021 delle azioni per contrastare la crisi economica derivante dalla pandemia e cavalcare così l'onda del cambiamento e della ripresa economica. Le iniziative poste in essere dall'ente camerale sono state illustrate questa mattina dal vicepresidente Lido Legnini e dal segretario generale Michele De Vita. Soprattutto insistiamo su alcuni settori che oggi stanno soffrendo tantissimo, in particolare tutto il settore, la filiera del turismo, della somministrazione, dell'intrattenimento, dello svago, ma anche e soprattutto l'export che con questa pandemia ha subito dei numeri assolutamente negativi rispetto a tutto quello che sta succedendo. Per cui abbiamo deciso anche per il 2021, nella speranza che sia l'anno del rilancio e che in qualche modo questo piano vaccinale arrivi al dunque e quindi ci permetta quantomeno dalla metà di quest'anno di cominciare a riprogrammare, a ripartire, di investire quasi 4 milioni di euro di un bilancio totale sulla promozione e soprattutto indirizzato alle nostre piccole e medie imprese, alle imprese che si metteranno in rete, ma comunque a tutto il tessuto economico delle due province. Ci sono delle priorità che avete individuato per questo 2021? Sì, sono molte le priorità perché ci rendiamo conto che stiamo vivendo tutti un periodo altamente drammatico, il sistema economico naturalmente è in grossa difficoltà, c'è stata una riduzione dell'iscrizione da un anno all'altro del 18%, questo già ci dice lunga sulle difficoltà che le imprese e la voglia di fare impresa c'è in questo momento, quindi la Camera di Commercio interviene proprio a sostenere le imprese per ripartire, quindi continuiamo a sostenere le imprese di tutti i settori, a partire ovviamente da quelli in maggior crisi, a partire per esempio dal turismo, c'è bisogno ovviamente di sostegno che faremo con tutta una serie di iniziative di carattere informativo, formativo, promozionale. Ci saranno anche quest'anno, sono confermati, voucher diretti alle imprese e questo avverrà sia per quanto riguarda il turismo, sia per quanto riguarda l'internazionalizzazione e sia per sostenere quelle filiere maggiormente in difficoltà. Punto centrale del nostro programma è anche la digitalizzazione, ormai non possiamo più farne a meno, anzi dobbiamo migliorare, dobbiamo sempre più sia come organizzazione sia come sistema imprenditoriale crescere dal punto di vista della digitalizzazione.
Andiamo a Chieti, stavano facendo una festa all'interno di un condominio nella parte dello Scalo, alcuni condomini però hanno avvisato i carabinieri per lamentarsi degli schiamazzi notturni, così i militari del nucleo operativo radioimmobile sono arrivati sul posto e hanno trovato e sanzionato 8 studenti universitari sorpresi a fare una festa con tanto di cena dentro un'abitazione. Allora arrivo, i militari hanno trovato la legittima inquilina che cercava di far finta di niente, ma alle sue spalle è iniziato un fuggi-fuggi generale di altri ragazzi che hanno tentato di nascondersi, chi sul balcone e chi nelle altre stanze dell'appartamento. A quel punto i militari sono entrati ed hanno elevato 8 sanzioni nei confronti di altrettanti studenti fra i 20 e i 25 anni che stavano mangiando chiaramente senza tener conto delle normative anti-Covid. Questo è, diciamo, l'intervento dei carabinieri. Andiamo avanti e restiamo a Chieti, dove sono iniziati i lavori in Via Piaggio, lavori che riguardano la rete del gas. Si tratta di un'opera che l'amministrazione comunale definisce prioritaria perché in quella zona c'è la presenza di numerose aziende anche di livello internazionale. Sentiamo. Avevamo preso un impegno ben preciso sotto campagna elettorale, oggi mi sembra che lo rispettiamo, è uno dei tanti maggiori servizi per quell'area, completiamo un'infrastruttura che manca da decine e decine di anni, che ha reso davvero difficile l'attività ordinaria di tutte le aziende, di tutte le attività produttive che sono site in via Piaggio. Quindi un estendimento importante che consentirà di avere tutta la rete del gas presso queste aziende. I costi totalmente gratuiti per il comune di Chieti che, diciamo, di cui si fa carico l'azienda concessionaria che è la 2 Rete I Gas, che ringraziamo anche per altri interventi che a proprie spese sta effettuando con nuovi, diciamo, allacci presso altre zone della città. Vice Sindaco, quando partiranno i lavori? I lavori sono già in corso, già ci sono delle aziende che hanno preso contatti con la 2I Rete Gas e sono iniziati già in via Piaggio, peraltro al termine di questi lavori l'azienda si farà carico anche del manto stradale su tutta via Piaggio. Parliamo di oltre 20 aziende, tra cui aziende leader a livello nazionale e internazionale come la Walter Tosto, ma come tante altre aziende molto importanti, tante attività produttive molto importanti della nostra città e della nostra regione. E adesso passiamo allo sport. Problemi quasi di abbondanza per il tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia, che per la gara di sabato all'Adriatico Cornacchia con la spalla dovrebbe recuperare Sørensen, Seter e Riccardi. I tre dovrebbero però andare in panchina con le conferme per 9 o 10 undicesimi della squadra vittoriosa a Cittadella. Ancora out Tabanelli, mentre in forte dubbio la presenza di Balzano, che era uscito dal campo anzitempo al tombolato. Se il 34enne difensore non dovesse farcela, dovrebbe prendere il suo posto Bellanova. Per il resto non sono previste grandi novità nell'undici titolare, con gli emiliani guidati dall'ex tecnico del Pescara Pasquale Marino, che nell'ultimo turno hanno pareggiato sul campo della Salernitana, ma restano comunque un avversario davvero ostico per il Pescara. Per la gara è stato designato l'arbitro e sarà la penna di Roma 1. Adesso ci spostiamo in Serie D, perché ieri si sono giocate delle partite. Partiamo da quella tra Notaresco e Tolentino, mezzo passo falso del Notaresco che al Savini non va oltre il 2-2 con la formazione marchigiana. Banegas su punizione nel finale evita il KO. Vediamo. Segna X al Savini nel recupero della 13esima di andata, un pari che accontenta e lascia l'amaro in bocca a tutte le due squadre. Gli ospiti, perché portano a casa un punto prezioso, ma hanno assaporato il gusto del successo. Il Notaresco al contrario, perché l'ha pareggiata dopo che i marchigiani l'avevano ribaltata. La squadra di mister Epifani ha un ottimo approccio all'incontro e dal settimo passa. Palumbo, particolarmente ispirato, recupera la palla e l'appoggia a Banegas. Assist con il contagiri per Olcese, il cui diagonale si insacca dopo un bacino
vicino al palo. 1-0 e prima rete rossoblù per l'attaccante argentino. I padroni di casa controllano senza correre pericoli, anche se i marchigiani si fanno apprezzare per una manovra ben organizzata. Passano alcuni minuti prima di segnare occasioni sul taccuino. Al 35esimo è un superlativo intervento di Governali a negare la gioia della marcatura frulla. E lo stesso estremo ospite si ripete sulla battuta di Olcese due giri di lancette più tardi. Notaresco che non sfrutta a dovere neanche un rilancio errato da parte dello stesso portiere qualche secondo più tardi, con Palumbo che non riesce a calibrare correttamente. La prima frazione è un monologo da parte degli uomini del presidente Di Giovanni, che al 40esimo con Marchionni non riescono ancora una volta a sfruttare un disimpegno di Governali, conclusione alta. Ma la palla gol più clamorosa arriva in chiusura di tempo, nel corso del primo ed unico minuto di recupero, quando sugli sviluppi di una punizione la sponda di Gallo favorisce l'inserimento di Palumbo. Una sorta di rigore in movimento per il numero 77, che però non trova lo specchio della porta. Con il montaggio da parte di Fabio Fedeli passiamo al secondo tempo, dove si assiste a tutta un'altra partita. Rossoblù gelati al terzo dal pari, quasi inaspettato del Tolentino, alla prima sortita offensiva. Tutto nasce da una rimessa laterale lunga, in area il tocco decisivo di Laborì, che così come l'anno passato segna al Savini. Indecisione della retroguardia di casa, orfana di Capitan Speranza, toccato duro dalla fine della prima frazione. La squadra di Epifani è colpita da un punto di vista mentale, anche se al sesto i cremisi restano in 10. Il fallo a centrocampo di Tizzi viene punito con il secondo giallo dal fischietto calabrese, episodio che però invece di galvanizzare il notaresco finisce per esaltare gli ospiti. Al 21esimo Tortelli mette i brividi ai presenti con un colpo di testa che finisce fuori di poco, mentre al 27esimo il neentrato Minella con il classico gol dell'ex ribalta il punteggio con un tocco ravvicinato dopo il tentativo di Zrancheon. L'ingresso in campo di Cancelli porta un po' di verve ai padroni di casa, che al 39esimo trovano la parità con un vero e proprio gioiello balistico di Banegas, punizione dai 25 metri che si infila sotto la traversa non lasciando scampo a Governali. E sfiorano il tris sempre con Banegas, neanche un minuto più tardi, con palla che lambisce il palo alla sinistra di Governali. Forcing finale del notaresco, ma il punteggio non muta più ed alla fine è 2-2 con un punto per parte. Andiamo a vedere l'altra gara, quella fra Olimpia Agnonese e Giulianova. Giulianova che soffre ma riesce a portare a casa i tre punti in terra molisana. Decisivo l'ingresso in campo di Paudice, autore di una doppietta. Al Civitelle l'Olimpia Agnonese perde 2-3 contro il Giulianova nel recupero della nona giornata del girone d'andata. Padroni di casa propositivi, il 4-3-3 impostato da mister Di Rosa vede Di Lollo, faro del centrocampo, con Peic e Tankulic mezzali. 23esimo spunto di Sosa che taglia il campo e serve nello spazio Abercon, beccato però in offside. Giulianova compassato, gli ospiti si fanno vedere al 26esimo piazzato dal limite di De Cerchio, Caputo allunga in corner. Al 27esimo spunto di Barlafante, il 10 Giuliese entra in area di rigore, contatto con Da Costa per Jacoponi di Pistoia e penalty dal dischetto, va Cesario che spiazza Caputo per l'1-0. 31esimo subito chance per il pareggio piazzato di Di Lollo, palla con il contagiri per Abercon che in tuffo si divora il punto del pareggio. Nella ripresa cambio per l'Agnonese, fuori Da Costa, dentro Barbato, prima sostituzione per i locali e al primo arriva subito il pareggio. Il neo entrato Barbato calcia dalla distanza, la sfera si impenna, Abercon prende posizione e in rovesciata insacca alle spalle di Mora. Nel replay andiamo a vedere il bellissimo gesto tecnico dell'attaccante argentino. Il momento è propizio, al sesto bellissima azione dei bianchi, cross di Alfarano, non arriva Sosa, sul secondo palo c'è Vespa. Cross, deviazione con il braccio di Tipaldi, calcio di rigore, molto ingenuo il classe 2003 Giuliese. Dal dischetto Sosa incrocia e porta avanti i suoi. Sembra la giornata giusta per l'Olimpia Agnonese, ma corre subito ai ripari mister Bitetto, fuori il mediano Modic, al suo posto l'attaccante Paudice. La scelta si rivelerà decisiva. 25esimo, gli abruzzesi dopo aver accusato il colpo si organizzano e trovano il pari. Fallo laterale
palle lungo, Barlafante scappa sulla destra, assist per Paudice che tiene botta e insacca alle spalle di Caputo il 2-2. Trentesimo e clamorosa l'occasione per l'Olimpia Agnonese, lancio lungo, Abercorn allunga di testa per Sosa, tutto solo l'attaccante argentino si invola verso la porta ospite ma ci pensa troppo e si fa chiudere da Mora. 36esimo, la legge del calcio è spietata, De Cerchio si inserisce alle spalle dei mediani, assist comodo per Paudice che non sbaglia e con un tocco d'esterno fa 3-2. L'Olimpia Agnonese abbassa la testa alla ricerca del pareggio. 38esimo, azione concitata in area abruzzese, Sosa riesce a calciare senza imprimere forza. 41esimo, a testa bassa e granata, cross di Alfarano, testa di Sosa, sfera alta. Nel finale al 48esimo, sul filo dei secondi, palla dentro, Mora esce male, Vespa al centro, Amaia incrocia il difensore caso del Giulianova, salva sulla linea e dunque blinda il successo per il Giulianova. Dunque altra sconfitta per l'Olimpia Agnonese. Domenica prossima al Civitelle arriva il Castelnuovo Vomano. Adesso il tennis, conclusosi a Città Sant'Angelo il terzo torneo nazionale d'inverno 2021 di terza e quarta categoria maschile e femminile. Ai nastri di partenza più di 150 iscritti provenienti da molte regioni italiane impegnati nelle gare di singolare maschile e femminile nei rispettivi doppi. Nel singolare maschile la vittoria è andata all'under 16 Marco Seccia, ortonese del circolo tennis lanciano, che si affermato sul pescarese Riccardo Mazzara con il risultato di 6-2-6-3, aggiudicandosi così il suo primo torneo di terza categoria. Il singolare femminile è stato vinto dalla testa di serie numero 1 Benedetta Pompa, tesserata con il match point 2000, che in finale si è imposta con il risultato di 6-3-6-4 sulla tennista under 16 Maria D'Alessandro del circolo tennis Silvi. Nel doppio femminile la coppia Benedetta Pompa e Antonella Tacconelli si è aggiudicata in due set la partita contro Giorgia Picano e Doris Alexia Simonis. Nel doppio maschile la vittoria è andata alla coppia Alessandro Dizio e Matteo De Santis, che in tre set molto combattuti hanno avuto la meglio sull'altra coppia composta da padre e figlio Arnaldo e Francesco Cingoli. L'organizzazione del torneo, che si è svolta nel rispetto di tutte le disposizioni anti-Covid-19, è stata curata dal circolo tennis Silvi sotto la direzione dei dirigenti Gaetano Santoro e Silvestro Di Berardino. Il livello della competizione si è dimostrato molto elevato, l'appuntamento per gli appassionati è al prossimo fine settimana per la tappa del torneo amatoriale FITPRA. Termina qui il TG6 delle ore 14, il prossimo appuntamento come sempre è alle ore 19. Vi ricordo, se volete on demand, i nostri servizi sono sempre disponibili sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Vi ricordo ancora che torna questa sera alle ore 21 l'appuntamento con Velò, la trasmissione del patron Luciano Rabottini condotta dal nostro Jacopo Forcella. Dunque questa sera, prima di una lunga serie della nuova stagione della trasmissione tutta dedicata al mondo della bicicletta. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.